È la 26esima settimana consecutiva di manifestazioni contro la riforma della giustizia proposta dal governo in Israele. Il movimento di protesta non arretra, anche alla luce del mancato passo indietro sulla controversa normativa da parte del primo ministro Netanyahu. I manifestanti a Tel Aviv hanno parzialmente bloccato alcune vie centrali e ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Se approvata, la riforma darebbe maggiori tutele alla figura del primo ministro, indebolirebbe la Corte Suprema e affiderebbe alcuni poteri ai tribunali rabbinici.